Abbiamo detto con Merola bentornato, a Tonin diciamo ben arrivato perché è arrivato il primo gol, prestazione sontuosa, ti sei procurato due rigori sacrosanti. Sì, sono contento soprattutto per la fiducia e per la prestazione di squadra mia, sono contento che ho aiutato la squadra e dai, finalmente si può dire. Partiamo dai due calci di rigore, entrambi direi sacrosanti. Nel primo hai saltato il portiere e ti ha messo giù, nel secondo stavi andando ugualmente in porta, se non erro Fazzi ti ha messo giù. Sabbione, sì, no, penso, guarda, l'hanno detto anche i difensori loro, soprattutto il capitano, i rigori sono netti, il primo se non mi butta giù faccio gol a porta libera. E anche il secondo, perché alla seconda sterzata anche il portiere era per terra, quindi sì, penso sia una decisione giusta. Ti chiedo anche su quell'occasione, ti è capitata sul piede il 2-0, ma al di là degli episodi abbiamo visto 45 minuti di Tonin intenso che andava su tutti i palloni, insomma il vero Tonin. Ieri, anzi oggi sul quotidiano Il Centro, firma di Luigi Di Marzio, ha dichiarato: fatto fatica all'inizio perché venivo da un'estate difficile, ora con il lavoro di Baldini sto arrivando. No, sicuramente arrivare alla fine senza la preparazione col mister, che comunque è stata, ha detto anche dei miei compagni, una preparazione importante che li ha fatti migliorare molto, magari questo mi ha fatto arrivare un po' in ritardo, no? Però sono contento, come ho detto anche ieri, cioè all'intervista che è uscita oggi, sono contento perché io vedo che in settimana miglioro. E anche se adesso era qualche partita che non giocavo, vedevo comunque un miglioramento in me e questo penso sia fondamentale. Poi, come dice sempre il mister, è vera il fatto che non ci sono titolari nella nostra squadra e questo lo dimostra che chiunque va in campo riesca a dimostrare, a dare meglio di sé. Quindi la cosa fondamentale è farsi sempre trovare in causa al momento giusto e penso sia questo. Chiedo un'ultima cosa prima delle domande da studio, perché si era parlato un po' sulle tue caratteristiche, forse di più una seconda punta, più adattata a fare l'esterno, però questa sera hai fatto proprio i movimenti della prima punta che lavora bene, spalle alla porta, prende la profondità, va a lavorare un po', uso un termine ma per far capire, alla Vergani, cioè a mordere le caviglie degli avversari in fase di non possesso. Riccardo Tonin è una punta centrale. Sì, sì, secondo me sì, dopo io non... Ovviamente non sta a me a dirlo, però io quello che cerco è che qualsiasi posizione mi capita di fare, cerco di farla ovviamente a mio modo, con le mie caratteristiche e nel miglior modo possibile. E comunque sì, Aiedo lo conoscevo già perché abbiamo fatto tutte le nazionali insieme, quindi con lui mi trovo molto bene e siamo una coppia comunque affiatata, anche se magari per ora non abbiamo mai giocato insieme, però ci aiutiamo molto, riusciamo a migliorare, quindi penso che questo sia importante. Domande da studio per Riccardo Tonin che vi ascolta, poi tra un po' dovrebbe, uso il condizionale, venire il tecnico Gorgone della Lucchese. Complimenti intanto, che sono assolutamente sinceri, per Tonin al primo gol con la maglia della Pescara. Fabio Ferraresi. No, beh, io ragazzo, anch'io mi accodo ai complimenti che gli hai appena fatto tu. Volevo chiedere quanto è bello giocare con l'entusiasmo di questa gente che comunque vi spinge sempre in qualsiasi campo. No, sicuramente è quel qualcosa in più, perché vedere tutta questa gente anche oggi a Lucca ti dà quella carica, quella spinta in più e siamo contenti che si è creato questo entusiasmo e sta a noi ripagarlo. Pontedera, parliamo di questa partita di mercoledì, calendario e rinvii. Mese di ottobre senza una partita all'Adriatico, arrivate proprio contro il Pontedera l'ultimo giorno di penultimo di ottobre, vi mancava un po' lo stadio vostro? Sì, sì, sicuramente ci mancava perché l'atmosfera che si è creata è importante, ma come ho detto anche queste trasferte dove vediamo che i nostri tifosi ci seguono è importante. Quindi dai, siamo contenti che finalmente torniamo a casa e dai, lavoriamo questi giorni per prepararla al meglio.